Buongiorno, sei una schifezzina noiosa. Devi stare un poco zitta, capito? È dalle 7 che parli, stai un po' zitta. Oh, pronto. Pronto. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno. Una cozzetta appiccicosa. Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo forno. Quest'anno non avevo ancora detto quanto io odio l'estate. Non è che odio l'estate, odio questo caldo allucinante. Questa mattina mi sono già cambiata 3 volte, non trovavo niente da mettermi, alla fine mi sono rimessa le stesse cose che mi metto sempre, perché non lo so, ero particolarmente scocciata, per non parlare del fatto che, vabbè, lo sentirete, ho il condizionatore acceso in sottofondo, ma nonostante ciò, niente, avevo caldo. Comunque, vabbè. Come state ragazzi? Allora, dunque, vi faccio un attimino il riassunto della situazione. Da lunedì sono iniziate le ferie per i miei e praticamente per tutta la mia famiglia, tranne che per Omar. Omar dovrebbe lavorare fino a mercoledì come ultimo giorno, ma se incrociamo le dita, sarà oggi il suo ultimo giorno di lavoro. Dipende tutto dal fatto di terminare o meno un lavoro. Se riescono a terminarlo, infatti mi ha detto che probabilmente questa sera farà un pochettino tardi, proprio perché tentano di terminare in modo tale da non dover andare domani. E io incrocio le dita perché poi partiremo, quindi diciamo che sarebbe comodo, sarebbe diciamo utile che lui stesse a casa, anche perché vorrei un attimino organizzarmi. Ci sono ancora delle cosine da comprare. Comunque, allora, che dirvi? Ancora 5 secondi e leggerò i capelli perché non li sopporto con questo caldo. Che dirvi? Ho un po' di cosine da raccontarvi, però al momento non me ne viene in mente neanche una. Sì, una cosa molto molto importante è che ieri abbiamo confermato il progetto, quindi casa nostra è definitiva su carta e nulla, praticamente c'è soltanto una piccola modifica da fare con il termotecnico, perché praticamente nella casa è stata prevista un'intera stanza adibita a tutti i macchinari relativi al riscaldamento, al raffreddamento della casa, eccetera, eccetera. E quindi l'architetto ha detto che il prossimo incontro che avverrà a fine agosto sarà con il termotecnico, perché ci dirà lui le dimensioni esatte della stanza, perché lui l'architetto l'ha progettata in maniera molto grande, molto ampia, però è eccessivamente ampia, perché deve essere proporzionata la grandezza alle dimensioni della casa. Quindi adesso il termotecnico ci dirà poi i macchinari giusti da dover inserire in questa stanza. La sto facendo proprio in parole povere povere. In questo modo potremo poi andarla a rimpicciolire per allargare c'è un ripostiglio e una lavanderia. Io penso che farò tutta lavanderia, anche se comunque il ripostiglio è sempre comodo per poter mettere magari scope, cose relative alla pulizia della casa. Però comunque ecco, potremo allargare un pochettino la lavanderia. Per il resto è tutto praticamente pronto. E per i primi di settembre dovremmo depositare il progetto, ragazzi. Dai, che forse ce la facciamo. Ci hanno detto che teoricamente il comune dovrebbe approvarci il progetto, perché è un progetto particolare, una casa realizzata in stile americano per quanto riguarda
la struttura, le caratteristiche esterne soprattutto, di conseguenza magari potrebbero storcere un pochettino il naso, però l'architetto ci ha detto che quando è andato in comune per prendere le informazioni, ha detto che appunto dovrà avvenire questa costruzione, ed erano tutti molto contenti perché il paesino dove ci trasferiremo è un paesino piccolo. Sono anni e anni e anni che non avvengono nuove costruzioni, per cui comunque sono contenti di questa cosa, anche perché comunque la costruzione implica dei fondi in più anche per il comune, dal momento che dovremo poi pagare gli oneri. E nulla, questa notizia era molto importante, quindi vi volevo mettere al corrente di ciò. Comunque, questa mattina devo andare in posta perché settimana scorsa mi è arrivata una raccomandata, ma non ero in casa, mi hanno messo l'avviso nella buca, così come anche a mia nonna. Forse qualcosa relativo alle votazioni può essere, non lo so, quindi adesso vado da mia nonna di là, faccio firmare la delega, mi prendo un suo documento e vado prima a fare colazione dai miei e poi appunto vado un attimino in posta a vedere di che cosa si tratta. Appena sfornate, appena entro qua, a qualunque ora si sente questo profumo meraviglioso. Avete presente quando andate al bar perché vi alzate presto per qualche commissione ed è molto presto appunto, e si sente questo profumo meraviglioso di croissant appena sfornati, magari vi sedete fuori all'aperto con tutta la tranquillità del mondo? Ecco, questa è una sensazione veramente bellissima. Allora, sono venuta qua fuori in giardino perché questa mattina faremo colazione qua. Intanto ho acceso la citronella perché è già strapieno di zanzare. Inizia a esserci il sole, infatti ho gli occhi un pochino piccoli, però insomma è ancora fresco, non fa ancora eccessivamente caldo, quindi almeno per la colazione questa mattina riusciamo a sfruttare il gazebo. E comunque adesso stiamo aspettando un attimino perché mia mamma questa mattina, vabbè, sono in ferie, comunque è rimasta addormentata e ha fatto tardi le brioche. In riferimento alle brioche mi avete domandato come le cuciniamo noi. Sono i croissant congelati, noi li prendiamo alla metro, però so che adesso li vendono un po' ovunque, al Carrefour, li vendono anche da Lidl, mi avete detto, e insomma li trovate un po' ovunque. Semplicemente noi niente, li lasciamo nel congelatore fino all'ultimo, quando poi decidiamo di cucinarli, li andiamo a tirar fuori, li mettiamo direttamente nel forno, non aspettiamo che si scongelino. Almeno che non ci siano indicazioni particolari sulla confezione, però generalmente non ci sono, quindi non aspettiamo appunto che si scongelino, ma li mettiamo direttamente in forno preriscaldato a 180 gradi circa. E una volta che iniziano poi a cucinarsi, come tempistiche dipende un po' anche dal tipo di forno che avete, però insomma lo vedete che iniziano a cucinarsi perché iniziano a diventare dorati per quanto riguarda la parte esterna. Una volta tolti dal forno non andiamo a mangiarli immediatamente perché caldi non sarebbero buoni, poi comunque farebbero venire un mal di pancia pazzesco, però li andiamo a lasciare un pochino a temperatura ambiente. Se volete velocizzare i tempi potreste, diciamo, metterli un pochino in frigo, giusto quei 10 minuti, in modo tale che se sono farciti la farcitura all'interno si raffermi un po', e poi per il resto niente, li andiamo a mangiare e sono buonissimi ragazzi, perché sono esattamente quelli del bar. Cappuccino ragazzi, cappuccino per tutti. Adesso manca ancora quello di mio papà che lo sta facendo, mentre per mia sorella stamattina abbiamo caffè shakerato, perché qua è come al bar esattamente, ognuno si sceglie quello che vuole. In and out of love, never get enough, we never seem to get older. When things are going right, you seem to have the
time when it taught you to scroll code up. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. It's deja vu. Memories come back when I'm with you. Cosa stai facendo vicino alla mia borsa, Carolina? Stai fregando qualcosa? Eh? La smetti, brutta ladra. Sbadiglia, sbadiglia. Allora, arrivato a casa, dopo una coda infinita in posta, avevo 22 persone davanti, mi avete detto, e so che c'è la possibilità di prenotare, prendere appuntamento attraverso l'applicazione, ma io ogni volta che vado sull'applicazione non mi fa mai prenotare, ovvero mi dice che non mi dice nulla, nel senso non si può cliccare, quindi non so se tipo i posti sono tutti stati già prenotati, non capisco. E di conseguenza niente, mi sono fatta una bella coda sotto il sole, adesso mi sono un pochettino rigenerata e sono qui a casa al fresco, con il condizionatore acceso ovviamente, perché senza non potrei stare. Purtroppo mi sto abituando, da che non l'abbiamo mai avuto in casa, adesso mi sto abituando. E quindi anche solo se sono a casa di mia mamma patisco tantissimo. Comunque ragazzi, allora voglio un attimino mostrarvi l'organizzazione della mia cucina IKEA, perché me l'avete chiesto in diverse, in realtà è già un bel po' di tempo che me lo avete chiesto, però poi non ve l'ho mai fatto fare perché c'era sempre poco tempo, perché avevo altre cose da mostrarvi, perché magari il video era già troppo lungo. E niente, vi do tutte le informazioni sperando di ricordarmi tutto. Trovate un bel po' di anni fa un altro video relativo all'organizzazione della mia cucina che avevo registrato quando praticamente l'avevano appena montata, è un video vecchissimo di circa 5 anni fa, e adesso vi faccio vedere una versione aggiornata per quanto riguarda gli spazi interni dei cassetti. Vi faccio anche una breve recensione per quanto riguarda la mia opinione dopo tutti questi anni. Ok, questa è la nostra cucina, come modello è Body Bin, non so se si pronunci così, comunque è un modello classico tipico di IKEA che trovate ovviamente ancora adesso, quindi in negozio tranquillamente potete andare a vedere. È lunga circa 3 metri, come vedete è piccolina proprio perché la nostra casa è molto piccola. Questa cucina non ha una lavastoviglie, è stata una scelta purtroppo dovuta all'assenza di spazio, perché come vedrete qui abbiamo il congelatore, qui ci sono praticamente due sportelli sotto i quali ho messo un po' di elettrodomestici, cassetti e forno. Non c'è stata la possibilità di mettere la lavastoviglie per la mancanza di spazio, perché altrimenti avremmo dovuto rinunciare o ai cassetti centrali o a questo spazio qua, e sarebbe stato particolarmente scomodo perché comunque in una casa piccola ogni singolo cassetto e ogni singolo spazio è veramente fondamentale. E come modello sinceramente non lo riacquisterei più, era bianca appena acquistata, il problema è che con il tempo è diventata gialla, tende a ingiallire. Sono circa 5 anni che ce l'abbiamo e devo dire che il colore è cambiato molto. Altra cosa che vi volevo dire, gli sportelli, questo sportello qua lo abbiamo fatto sostituire perché si era gonfiato tutto andando con il tempo l'acqua, e adesso quest'altro sta facendo la stessa fine di questo. Come vedete praticamente c'è tutto il compensato, si è rigonfiato e si è rotto, e adesso poi faremo sostituire anche quello. La cosa bella delle cucine IKEA, dei mobili IKEA in generale,
è che ti danno una garanzia della durata di 25 anni, per cui comunque come chiami loro intervengono immediatamente, richiedono ovviamente una foto del mobile danneggiato e poi procedono con la sostituzione. Dal punto di vista dell'assistenza assolutamente non posso dire proprio nulla. Un difetto che ho scoperto poi nel tempo riguarda, come vedrete più là durante il video, il cassetto che è stato posizionato al di sotto del forno, perché tende praticamente a finire tutto ciò che mi cade al centro dell'attacco del forno, tende a cadere al di sotto nel cassetto. Però ho sentito dire da tante di voi che questo non è un difetto che riguarda le cucine IKEA, ma avviene un po' per tutti i cassetti che sono posizionati sotto il forno, un po' per tutte le marche. E questa è la nostra seconda cucina, prima ne avevamo un'altra di Mobilandia, però devo dire che con questa abbiamo fatto un passo avanti anche e soprattutto dal punto di vista estetico, perché si addice molto di più alla nostra casa. Come top noi abbiamo scelto questo top qui, come vedete, nero con tutti questi puntini bianchi, proprio per andare a richiamare alcuni muri della nostra casa che sono neri. Purtroppo però il top si è rovinato qui a causa mia, perché ho utilizzato un detersivo per il piano cottura che lo ha corroso. Come vedete c'è una bella chiazza bianca, e poi ho notato che qua, come vedete, c'è una righetta e anche qua una che è molto lunga, non so se riuscite a seguire bene, vedete il mio dito, e qua ce n'è una più piccolina. Sono proprio delle righe che sono state provocate probabilmente dall'usura. Come rivestimento della cucina ci sono queste piastrelline bianche che noi abbiamo comprato da Leroy Merlin, e adesso poi per la nuova cucina metteremo probabilmente una lastra unica, anche perché adesso ho notato che si usa così. E niente, ve l'avevo già detto, queste piastrelline qua erano il mio sogno, adesso proprio mi hanno un pochino stancato. Per quanto riguarda il piano cottura, è veramente brutto, vabbè, è in acciaio come vedete, ma è perché è noioso da pulire, da lucidare. Poi anche per quanto riguarda questi fuochi qua, si sono rovinati, no i fuochi, scusate, queste griglie si sono rovinate tantissimo, vabbè, questo non vuole stare. Si sono rovinate tantissimo, io continuo a sfregare con pagliette, detersivi di qua e di là, ma alla fine tirano sempre fuori queste macchie. Probabilmente, che c'è? Probabilmente sono dovute all'usura. In casa nuova avremo sicuramente un piano cottura induzione, così sarà anche molto più semplice da pulire. Non vi consiglio comunque il piano cottura in acciaio, perché è veramente scomodissimo da tenere pulito. Lisina, stai un po' zitta. Per quanto riguarda il lavandino, noi abbiamo questo qua in ceramica, e anche questo ve lo sconsiglio ragazzi, perché guardate un po', si rovina veramente tantissimo. Nella cucina precedente avevamo un lavandino in acciaio e valeva un po' lo stesso discorso del piano cottura, quindi siamo passati alla ceramica. Per carità, questo lavandino qua è molto più profondo e capiente rispetto a quello dell'altra cucina, però si rovina, per quanta attenzione voi possiate fare, alla fine si rovina, perché comunque nel lavare le pentole, i piatti, comunque immancabilmente vi cade qualcosa, o comunque andate a sbattere anche contro le pareti laterali, per cui vedete, si va poi a scheggiare e vanno poi a mancare completamente tutti i pezzi. Cioè guardate qua, è veramente rovinatissimo, vedete? Qua veramente veramente tanto, per cui prossima cucina sicuramente non prenderemo più una vasca in acciaio, non so se si definisca vasca. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, devo dire che è super super promossi, perché il frigo e il forno sono veramente eccezionali. Il frigo tiene molto bene la temperatura, non mi ha mai dato problemi, a differenza di quello della cucina precedente. Idem vale per il forno, cucina molto bene, non brucia, niente, i tempi sono perfetti, quindi gli elettrodomestici veramente veramente validi. Ritornando un po' alla storia,
struttura della cucina. Per quanto riguarda la parte superiore, come vedete, qui abbiamo questa vetrinetta che esteticamente è molto carina, però se è una casa piccolina e come me avete un po' la fobia delle tazze, ne avete tante, una vetrinetta del genere forse potrebbe dare un aspetto un po' disordinato per quanto cerchiate di mantenere un ordine all'interno. Sicuramente in una casa più grande, avendo più spazi, più luoghi, ecco, dove poter andare a mettere tutte le tazze, magari lì si mettono quelle un pochino più carine, se ne mettono poche, in questo modo rimane tutto molto più ordinato e molto più bello esteticamente. Per quanto riguarda questa barra qua, questa anche è di IKEA, anche questa piantina è di IKEA. Scusa, ma che cosa stai facendo, Carolina? Cosa stai facendo? Si può sapere? In tantissime sempre mi chiedete, c'è anche in acciaio, noi l'abbiamo presa nera proprio per andare a richiamare il top, e anche questa sorta di gabbiettina, insomma, è di IKEA, però purtroppo col tempo si è rovinata tutta, nonostante io la lavi sempre, a forza di far andare l'acqua si è un pochino appunto rovinata. E niente, allora passiamo all'organizzazione interna, rapidamente, vabbè, passiamo, iniziamo da qua. Allora, sotto lavello, dunque, faccio una premessa, nel sotto lavello in tanti mi avete sconsigliato di andare a mettere gli elettrodomestici perché nell'ipotesi in cui dovesse esserci qualche perdita, ciao elettrodomestici. Il problema è che con questa casa veramente minuscola l'unico spazio disponibile è quello, perché vedete che tutti gli altri sono cassetti, per cui non avevo altro spazio dove andare a mettere il tutto. Comunque sia, inizialmente avevamo soltanto la mensola sotto, poi se vi ricordate un po' di mesi fa insieme a Omar siamo andati a prendere un'altra mensola proprio per poter ricavare più spazio possibile, e quindi appunto nel sottolavello sono andata a mettere questi due elettrodomestici, Bimby e Crock-Pot, e poi qua ho un po' di contenitori della pasta. Adesso vedrete che in casa non abbiamo praticamente nulla da mangiare proprio perché dobbiamo partire, però comunque ecco, questi sono i contenitori di IKEA. E qui ho messo un po' di teglie per i muffin, vedete, per la torta. Questi qua ragazzi sono molto validi, sono dei fantasmini acquistati da Tigotà, Mr. Magic, neutralizzano gli odori, vanno messi all'interno del bidoncino dell'immondizia e veramente eliminano tutti gli odori. Questi tappetini qua sono dei tappetini che devo andare a mettere all'interno del frigo, ma non l'ho ancora fatto, lo farò poi insieme a voi, per il momento li ho posizionati qua. Poi, come vedete, qui lateralmente abbiamo messo questa struttura, anch'essa di IKEA, che si va praticamente a fissare lateralmente. Qui ho messo un po' di erogatori, all'interno del quale c'è dell'acqua e del sapone neutro, con il quale vado a lavare semplicemente gli sportelli della cucina, perché sono molto delicati, per cui non vado a utilizzare nessun altro tipo di detersivo, dal momento che potrebbe rovinare e far ingiallire ancora più facilmente le ante. E poi lì ho messo delle pagliuzze e le saponette. Aiuto, questo è caduto. E basta. Questo carrellino qua penso che si possa, diciamo, utilizzare anche per altri tipi di cucine. Non lo so, comunque sia, chiedete. Ora passiamo ai cassetti, qui ho posizionato questo portaposate che è sempre di IKEA, che è molto molto comodo, color legno, all'interno ci sta veramente di tutto, è anche carino esteticamente, prima ne avevo uno completamente bianco ma tendeva a macchiarsi tantissimo, questo invece è molto più efficiente, ovviamente il cassetto è caotico tantissimo per quanto uno possa e voglia, diciamo, tenere l'ordine qui dentro, veramente impossibile, però non perdiamo tanto tempo. Altro cassetto, qui ho posizionato questi pannetti, che sono dei pannetti che io vado a posizionare sul top della cucina quando vado
a lavare i piatti, le pentole, li metto sopra a scolare. Mi avete chiesto, ogni tanto qualcuno mi chiede dove li prendo, li trovate un po' ovunque, al supermercato, nei grandi centri commerciali tipo Ipercop, e poi ho preso anche il negozio Jask. Come vedete ne ho di diverse fantasie, diversi colori, questi li lavo tranquillamente in lavatrice e li vado a riutilizzare, poi ogni tot tempo li vado a cambiare. E insomma, qua ho organizzato cercando di mettere tutte le cosine che appunto mi servono in modo che siano facilmente a portata di mano. Questi sono dei misurini acquistati su Amazon per appunto preparare dolci, la ricetta in generale. Queste sono delle presine in silicone che utilizzo sia per le teglie del forno sia anche per appunto le pentole. Poi altro cassetto, anche qui ho posizionato un po' di tutto. Come vedete qui abbiamo la carta forno, pellicola trasparente, la stagnola. Sono andata a eliminare le confezioni in modo tale da poter mettere tutto qui all'angolo. In questo modo, diciamo, non occupano tanto spazio perché le confezioni in cartone sono piuttosto ingombranti. In questo modo rimane tutto più compatto e ordinato. Qui ho messo qualche tagliere, vedete il guantone da forno, vari taglieri. Questa è un'etichettatrice che avevo acquistato da Auchan, ma la trovate anche su internet. Io appunto la utilizzo per andare a catalogare tutti i vari barattolini. Insomma, qua c'è un po' di tutto. Come potete vedere, qui ho messo anche i tovaglioli di carta. Poi questo è l'ultimo cassetto dove praticamente sono andata a mettere tutte le pentole e i vari contenitori che utilizzo per cucinare. Vedete che non ho tantissime pentole proprio perché a causa del poco spazio sono costretta a utilizzare soltanto queste e ho proprio la base, però diciamo che vanno bene perché non ho necessità, ecco, di utilizzarne altre rispetto a queste che ho un po' di tutto. E niente, ecco, questo è il modo in cui io le tengo organizzate. Poi, per quanto riguarda questo lato qua, abbiamo un carrellino all'interno del quale vado a tenere tutti questi contenitori ermetici acquistati da IKEA. Come vedete, appunto, all'interno ci sono vari tipi di farine. Vedete queste etichette? Queste le ho appunto realizzate con l'etichettatrice, con tanto di data di scadenza. Qui sotto, sempre di IKEA, ho messo poi le varie bottiglie con l'aceto, olio di mais, olio dei girasoli, olio extravergine d'oliva. E questi tappini qua anche sono di IKEA, sono molto utili. E niente, qui appunto posizionato tutto ciò che mi serve per la cucina. Poi, che dire, allora, avendo una struttura minima, cioè guardate lì, ci sono ancora le tracce di quando hanno preso le misure per montare i mobili, comunque vabbè. E mi hanno, diciamo, progettato questa sorta di colonnina che alla fine è comoda perché soprattutto per quanto riguarda questi due ripiani io vado a mettere il sale grosso, il sale fino, insomma tutto quello che mi serve, no, quello è lo zucchero, mi sembra Omar, comunque che mi serve per cucinare. Quelli sopra non li utilizzo tanto a dire il vero, però questi sotto sì, mi sono comodi. Poi appunto, vabbè, qua non vi sto ad aprire tanto, comunque vedete benissimo l'interno. Qui abbiamo un tagliere che è appunto un tagliere di IKEA che prima tenevo giù sul piano, però adesso lo tengo su per farlo un po' respirare, tra virgolette, perché tende poi a fare un po' di muffa. Quindi lo lascio così e va benissimo, lo metto giù solo quando mi serve. Poi vabbè, qua macchina del caffè della Nespresso, si chiama Inissia. Qui abbiamo questo contenitore all'interno del quale ci sono le capsule della macchina del caffè. Questo l'ho preso da Epicasa. Montatore del latte per il latte cappuccino freddo. Qui invece abbiamo appunto il cappuccinatore sempre della Nespresso. Questi due contenitori neri invece sono anch'essi di IKEA, sono molto particolari perché si può scrivere al di sopra con un gessetto e sono carini. Li ho presi appunto perché vanno a richiamare i colori della mia cucina e della casa in generale. Vedete, con il tappo in legno sono molto molto particolari. Stavo scordando il cassetto al di sotto del forno. Qui ho collocato tutte le varie tovagliette, runner,
nastro, finacci, insomma ho messo un po' di tutto, però appunto vi stavo dicendo prima che è un po' scomoda la cosa perché ogni tanto devo andare a prendere qualcosina, devo andare a lavare perché da qui sotto mi cadono briciole, tutto ciò che mi cade quando vado a utilizzare il forno, però appunto questo è l'unico spazio che ho a disposizione, non posso lasciare questo cassetto vuoto proprio perché mi è di fondamentale importanza in questa casa, altrimenti non saprei dove andare a mettere il tutto. E come sistema noterete, come anche qua, che ho collocato il tutto andando a scalare. In questo modo diciamo che si ha una visuale completa di quello che c'è all'interno del cassetto. Se mi serve qualcosa di specifico apro e posso scegliere senza bisogno di stare a spostare tutto quanto. Ok, infine ragazzi abbiamo il frigo. Allora, il frigo è molto poco capiente per la nuova casa. Se ci affideremo a IKEA o comunque a qualunque altro tipo di brand, ecco, per la realizzazione della cucina, il frigo non sarà più ad incasso come adesso, non sarà più all'interno di questa colonnina, ma sarà separato perché voglio uno di quei frigo belli grandi in stile americano, belli capienti, perché mi devo rifare per tutto quello che non ho potuto avere in questa casa. Adesso non fateci caso, è completamente vuoto proprio perché appunto dobbiamo partire, quindi c'è il minimo indispensabile all'interno. Comunque, allora vediamo se riesco. Lì sopra ho messo un po' di scorte, di scatolette, farine, tutto ciò che vado a utilizzare, ecco, come scorta, che non è appunto collocato negli altri cassetti. Lì invece sono andata a mettere tutto ciò che utilizzo per preparare principalmente i dolci, ecco, quello è il reparto dolci. Vedete la ruota centrale? È una ruota che gira, vedete? Io in questo modo anche da qua posso selezionare quello che mi serve senza bisogno di arrampicarmi. Anche qui ho utilizzato questi contenitori ermetici e anche qui, come vedete, ho utilizzato l'etichettatrice per andare a ricreare le varie etichette. Qualcuno è vuoto, dovrò andarlo poi a riempire. Questi sempre sono di IKEA, anche la ruota lì è di IKEA, mentre quei due contenitori sempre ermetici laterali li avevo presi nel negozio Just. E questo è quanto. Appunto, il frigo è veramente piccolino, non ci sta niente, adesso ok, è vuoto, però ragazzi vi dico la verità, quando si fa un pochino di spesa in condizioni normali in cui non andiamo via, non partiamo, basta un niente che il frigo è già strapieno. Stesso discorso vale ovviamente per il congelatore. Vabbè, io adesso ve l'ho aperto, però comunque è veramente veramente minimo lo spazio. Allora ragazzi, mi ha telefonato il corriere per dirmi che mi stava cercando e non aveva il numero civico di casa mia, così per telefono gliel'ho dato e niente, mi ha consegnato un pacco che io ho iniziato ad aprire più che altro perché non sapevo di che cosa si trattasse, cioè non sapevo se era un ordine che avevo fatto io o se si trattava di qualche collaborazione con qualche azienda, e alla fine l'ho visto, ho visto il nome e mi sono fermata proprio perché si tratta di un acquisto che ho fatto io e quindi volevo appunto spacchettarlo insieme a voi. Quindi adesso vi faccio vedere. Ho acquistato da uno shop online che si chiama Galleria Armadoro e si tratta di un paio di orecchini che ho acquistato in saldo. Il pacchettino è questo. Ok, non so se riuscite a vederli, se la fotocamera li stia mettendo a fuoco o meno. Comunque sono due cerchietti con Swarovski e hanno questi due cuoricini. Se vi ricordate, settimana scorsa vi ho mostrato un altro paio di orecchini simili, però questi sono di qualità superiore, sono costati anche un pochino di più. Sono proprio carini, mi piacciono un sacco. Non so se riesco a mettervi il link in info box, semplicemente perché erano scontati e probabilmente saranno già terminati. Comunque date un'occhiata perché hanno tante belle creazioni, non hanno soltanto orecchini ma anche collane, bracciali, cavigliere e così via. Allora ragazzi, siamo ritornati a casa, sono morta, oggi ho fatto 300.000 giri, voi ovviamente non
Avete visto niente, ho fatto un po' di commissioni varie. Prima di salutarvi, volevo segnalarvi due prodottini fantastici per la casa. Il primo riguarda la pulizia del frigo ed è questo Mr. Magic, che è appunto il lavafrigo e microonde anche. Io non ho il microonde, lo utilizzo per il frigo, però Dietti veramente... No, dall'altra parte. Ma che rimbambino. Ciao amici! Ma sempre queste mollosità in prima fila! Muscolo! No, quella è tutta roba molle, nessuno ci crede. Sì. Comunque, stavo dicendo che elimina appunto i cattivi odori e toglie tutte le tracce di sporco. Ha una funzione sgrassante e igienizzante. Scusate, ma il caldo mi sta veramente facendo rimbambire. Già sono rimbambita, ma col caldo ancora peggio. E comunque è veramente validissimo. Non ricordo adesso se l'ho acquistato da Tigotà o da Acqua e Sapone, ma mi sembra di averlo preso da Tigotà. Veramente fantastico, non ha nessun profumo particolare, però appunto io mi sono trovata benissimo fin dal primo spruzzo. Ha un raggio d'azione molto ampio e che dire, eccezionale, veramente eccezionale. Ho trovato il mio prodotto del cuore per la pulizia del frigo, perché finora non avevo trovato ancora niente di particolarmente interessante. Altro prodotto che vi strasegnalo è questo per il bucato invece, sono queste perle che appunto vanno a profumare il bucato. Ragazzi, sono fantastiche, sono quelle realizzate da Coccolino in collaborazione con Moschino. Come profumazione sono, penso sia questa Bloom, non so se sia questa, comunque sono veramente intensissime, il profumo è veramente buono, intenso, si sente tanto sui capi anche dopo diverse ore da quando li avete indossati e soprattutto anche in queste giornate super calde dove comunque si suda tantissimo. Addirittura pensate, Omar trascorre tutto il giorno in cantiere sotto il sole, alla sera arriva a casa che tra i vari odori comunque il profumo si percepisce ancora, quindi ve le stra consiglio. Queste le avevo acquistate invece da Acqua e Sapone, però penso che ci siano anche al supermercato un po' ovunque. Le ho prese per la prima volta, non le conoscevo, le ho prese alla cieca perché non ho avuto la possibilità di sentire il profumo, perché comunque il packaging non consente neanche di sentirlo se non aprendo completamente la confezione. Fantastiche ragazzi, super super promosse. Adesso che dire, nulla, vi saluto, non vi sto più mostrando ricettine particolari, più che altro perché con questo caldo non è che mi metto a cucinare più di tanto, faccio cose molto semplici come ad esempio un po' di insalata, un po' di stracchino, insomma condimenti molto semplici, piatti molto semplici, quindi non ne vale tanto la pena. Comunque non appena farò qualche ricettina particolare interessante, sono sfatta completamente, ve la mostrerò, promesso. Vi mando un grande bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao a tutti.